Finalmente ce la facciamo a battere questa squadra, una squadra ostica negli anni. Finalmente abbiamo battuto la nostra bestia, diciamo, gialla, la bestia Clivense. Ci prepariamo bene al derby. Io ho visto che il Palermo ha perso 3-0 e sono rimasti quanti? 9 uomini, se non sbaglio. Comunque andiamo a Palermo con l'euforia e speriamo di giocarcela alla grande. Però si sa, il derby è sempre il derby. Finalmente sì. È una partita molto speciale, dove sono stato colpito da Almiron. Mia, alleluia, era ora. L'anno scorso abbiamo pure l'unico rigore sbagliato da Lodi. Adesso ce l'ha parato Sorrentino, finalmente quest'anno abbiamo vinto, abbiamo sfatato sto tabù. Adesso si può pensare al derby. Una vittoria sofferta che vale ancora di più. E speriamo di battere il record di punti dello scorso anno che abbiamo fatto con Montella. Finalmente sì, dopo tanto. Però l'abbiamo andata anche in Serie B questa squadra. Quindi... oggi abbiamo sfatato il tabù oggi. Eravamo un po' preoccupati perché è sempre stata una squadra ostica, però finalmente il gioco espresso in campo sicuramente è stato superiore a quello del Chievo, quindi finalmente siamo riusciti a sfatare questa abitudine. Catania è una squadra di Serie A, quindi è normale che battiamo il Chievo. Se non battiamo il Chievo, andiamo a battere. Va bene, ci finivo mai qua sotto, ora è più nuova sotto. Sì, questa volta invece adesso il Catania ha meritato, ha vinto 2-0, doppietta di Almiron, la mia prima volta, 2-1, scusa Andreoli purtroppo ha segnato, comunque la mia prima volta nello stadio, è stato bellissimo. Oggi che partita hai visto? Troppo bella, migliore in campo Almiron. Ha fatto una doppietta. Sì, certo, anche Gomez è migliore. Gomez e Almiron, tutti e due. Almeno per la doppietta. Vabbè, Gomez perché è forte, troppo forte Gomez. Andiamo a Palermo e vinceremo 3-0. 2 a Mironne e 1 lo segna Gomez. Forza Catania!